Prende il via a partire da domani 28 aprile il cartellone di iniziative che arricchiranno l'offerta culturale di Napoli fino al 3 giugno. È la nuova edizione del Maggio dei Monumenti, manifestazione quest'anno dedicata al filosofo Gian Battista Vico nel 350° anniversario dalla nascita. Reading, spettacoli teatrali, conferenze, mostre, installazioni multimediali, visite guidate lungo i percorsi vichiani affolleranno le piazze e i più bei siti monumentali della città. Un programma fitto che il Comune di Napoli ha messo a punto con il contributo dei più importanti istituti culturali cittadini e che sarà consultabile interamente sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata all'evento. Credo di poter dire a merito dell'amministrazione che da qualche anno è diventata la festa della cultura più grande del mondo. In più quest'anno credo davvero con una singolarità e una specificità della nostra città, un intero mese, anzi più di un mese, è dedicato ad una sola grande personalità, a questo grande filosofo, che io direi è il faro del pensiero. Come dice Biagio De Giovanni, appunto, Vico è più moderno dei moderni. Appuntamento speciale del Maggio dei Monumenti 2018 sarà l'apertura straordinaria della Cappella di Santa Maria dei Pignatelli in Largo Corpo di Napoli, recentemente restaurata, che sarà inaugurata con un reading di Renato Carpentieri. Ma tanti anche i concerti nei weekend del maggio al Maschio Angioino in Villa Comunale, l'installazione di una statua in cartapesta di 10 metri dedicata al filosofo in Piazza Municipio e la prima edizione napoletana del Salone del Libro e dell'Editoria, con centinaia di eventi in programma al complesso di San Domenico Maggiore dal 24 al 27 maggio. Programma molto fitto, ricco quantitativamente ma anche di altissima qualità, anche perché è dedicato a un grandissimo filosofo, anche storico della nostra città come Gian Battista Vico, in occasione dei 350 anni, quindi siamo molto soddisfatti del programma, soddisfatti dell'interesse che c'è sulla città, delle presenze turistiche enormi, e dobbiamo quindi alzare la qualità. Noi lavoriamo sui numeri, ma lavoriamo molto sulla qualità dell'offerta che una città come Napoli deve saper dare.